Le riflessioni a voce alta di oggi derivano da un video che purtroppo, per fortuna, ho visto su un social. Ma prima di addentrarci nell'argomento, vorrei farvi una domanda. Che sono per voi le super donne o gli super uomini? Io una risposta ce l'ho. Sicuramente anche voi avrete una vostra risposta. Secondo la persona che faceva questo video, le super donne e gli super uomini sono coloro i quali hanno una certa prestanza fisica, atletica, coloro i quali riescono a fare un certo numero di serie di flessioni o di squat. E io sono rimasta un po' basita nel sentire questo, e dentro di me ho detto: ma davvero il valore di una persona si misura nella prestanza fisica, atletica o nel numero di serie di ripetizioni che fa in palestra? Ecco, finché continueranno a passare messaggi di questo tipo, sarà impossibile sganciarsi da un pregiudizio che ormai è forte all'interno della nostra società, che attribuisce eccessiva importanza all'aspetto fisico. Cioè, ne sopravvaluta il valore dell'immagine corporea e riduce il valore di una persona tutto lì, tutto sull'aspetto esteriore. Ora, io non dico che non sia importante, se dicessi questo sarei assolutamente fuori dal mondo, ma più che altro sarei anche ipocrita e non direi la verità assoluta, nel senso che è anche giusto prendersi cura di sé, del proprio corpo, cioè fa parte del volersi bene, di amarsi. Quello che non deve passare come messaggio, soprattutto alle persone giovani, agli adolescenti che hanno ancora comunque una personalità in costruzione, ecco, non deve passare il messaggio che il loro valore dipende da quello che vedono nello specchio o di quello che vedono gli altri. Il valore di una persona è dato da tante cose, è dato da quelli che sono i suoi pensieri, dalle esperienze che ha fatto nella vita, dalle persone che ha incontrato, dai libri che ha letto, da tante cose e anche dall'aspetto fisico, ma non solo. Penso che sia più importante affascinare per i pensieri che si hanno, per quello che si dice, piuttosto che per il fisico che si sfoggia o per i vestiti bellissimi che si hanno addosso. Per concludere, credo che molte persone che utilizzano i social, che utilizzano dei messaggi da mandare a chi li segue, ai loro follower, spesso si dimentichi che ha una grande responsabilità, che ha un'arma, social fondamentalmente è un'arma che può portare del bene ma anche fare anche del male. Quindi è importantissimo sempre ricordare che quando si scrive qualcosa, quando si dice qualcosa, arriva a qualcuno, può modificare i suoi pensieri, il suo modo di essere. Quindi è sempre bene mandare dei messaggi che possono far riflettere, ma senza sviare quelle che sono le credenze che ha una persona e soprattutto la stima e l'autostima. Grazie e alle prossime riflessioni ad alta voce.